Bentrovati a tutti i nostri amici ascoltatori. Questa sera un po' in ritardo, le 18:37, ma siete sempre su Science Web Radio. Questo è Spazio Aperto con Ugo Lombardi. Antonelletta Abbiamo invertito l'ordine. Salutiamo la regia centrale di Treviso, Rosario Moreno. Ciao Rosario, no. bentrovato. Ciao, Ciao. ben trovati anche voi. Ciao, ciao. Salutiamo Massimo Bonella, direttore di pianeta oggitv.net da Mestre. Ciao Massimo. Buonasera Massimo. Sì, buonasera a voi tutti da Pianeta Oggi TV. Non ci sono altri problemini tecnici, io ti passerei la linea per darci le ultime news e poi torniamo in studio. A te Massimo. Sì, grazie Antonella. Dunque, veniamo da Venezia. La nostra attenzione in questi giorni, come penso capirete, è puntata sulla drammatica situazione nel veneziano, che è stato colpito da un vero e proprio tornado. Questo tornado si è abbattuto nella riviera del Brenta, in località all'altezza, diciamo, di Dolo. E dunque causando seri danni. Si registra un morto, almeno 72 feriti e 150 senza tetto. La storica Villa Fini, la Barchessa, è stata rasa al suolo. Rase al suolo anche diverse case in località San Bruson, pali della luce e tralicci piegati a terra. Il sottoscritto, con Pianeta Oggi TV e Science Web Network, si era recato subito sul posto, insieme anche a Fabrizio Zabeo, rappresentante del comitato allagati dell'Interveneziano, documentando in località Cazzago di Pianiga un primo disastro. Dalle vetrine dei negozi distrutte ad auto rovesciate, di fatto distrutte poi dagli alberi, anche molto grossi, che si sono poi diciamo rovesciati sopra le autovetture. Addirittura abbiamo notato dei marciapiedi rialzati con i loro tombini per effetto della caduta degli alberi. Pensate che forza! Dunque è stata una cosa impressionante. Nei giorni successivi, e questo dunque il giorno stesso del tornado, appena abbiamo terminato la diretta qui a Spazio Aperto, ho visto che arrivano queste notizie davvero drammatiche. Allora, subito la sera stessa ci siamo recati sul posto. Ricordo anche la diretta poi con Science Web Network durante la trasmissione Osservatorio Antimafia, dopo intorno alle 23 meno un quarto. E quindi, nei giorni successivi, dicevo, siamo andati a documentare Villa Fini rasa al suolo con una intervista al proprietario Antonio Piva. Di fatto non c'era più niente, solo un grande albero stritolato e ai lati cumuli di macerie con numerosi volontari giovani impegnati a rimuovere tutte queste macerie, con anche un notevole caldo perché poi nei giorni successivi ha fatto subito caldo, le temperature si sono alzate immediatamente. Un terzo disastro l'abbiamo poi documentato in località San Bruson e di fronte a Villa Fini, praticamente al di là del fiume, dove abbiamo visto case letteralmente squarciate, distrutte, senza tetto. Addirittura questo tornado è riuscito a staccare, pensate, le ringhiere spesse attaccate alle colonne di cemento, a delle grosse colonne. Sono stati abbattuti i muri delle case, la gente desolata, abbiamo visto la gente anche abbastanza tesa, stanca poi anche di tutte queste macchine fotografiche, telecamere, insomma di tutti questi obiettivi che erano puntati sulle loro abitazioni e su loro stessi. Noi infatti, dopo l'intervista al proprietario della Villa Fini, non ci siamo più avvicinati con interviste proprio per rispetto. D'altronde bastava guardarsi attorno per capire tutto. Una volta che noi abbiamo fatto due o tre panoramiche, anche i telespettatori a casa hanno capito che si trattava di un vero e proprio disastro. Su pianetaoggitv.net troverete le tre edizioni speciali a cura della nostra testata, in collaborazione poi con Radio Science TV. Che praticamente danno proprio l'immagine dell'intensità del fenomeno. E potete vedere dove è passato il tornado, che è rimasto veramente una situazione di, come dire, come se ci fosse stato un bombardamento, una situazione di questo tipo, o un terremoto, case rase al suolo, muri buttati giù, ripeto, colonne di cemento
spaccate, ringhiere strappate via dal cemento e scaraventate addosso alle case. Ecco, questa è stata un po' la situazione. Noi siamo molto impegnati in queste ore perché abbiamo altro materiale da montare. Vi faremo vedere nel corso delle prossime ore delle trasmissioni speciali, cosiddette no comment, dove vedete proprio da vicino i danni, cosa può fare un tornado di questa intensità. Ripeto, è stato di una velocità a 300 km orari con punte fino a 320 e ha causato un morto, 72, almeno 72 feriti e 150 senza tetto. Questa è un po' la situazione che siamo riusciti a documentare, grazie anche, devo qui fare un ringraziamento pubblico a Fabrizio Zabeo, rappresentante del comitato Allagati dell'Interveneziano, che ci ha dato a noi come Pineta Oggi TV e Radio Science TV una collaborazione a tutto campo, non indifferente. Dunque, 18:43, non ho altro per il momento, restituisco la linea a Bari per la conduzione di Spazio Aperto. Saluto anche il vostro ospite, il professor Carlo Cito, un bel tema molto interessante che tratterete, appunto quello delle scuole, è molto anche scottante. E noi ci sentiamo per le ultime notizie, diciamo, della giornata alle 19:30 circa. Nel frattempo noi qui per il momento stacchiamo il collegamento perché andiamo avanti con i montaggi della distruzione della Riviera del Brenta, e quindi a più tardi. A te Antonella Intranò e Ugo Lombardi, a voi. Massimo, scusa, prima di passare la linea al professor Cito, non abbiamo ancora avuto modo di conoscere perché non c'è stato un preavviso per quel tornado. Magari nei momenti successivi ci potrai magari dare informazioni migliori su una mancata. Noi non abbiamo avuto nessuna notizia preventiva sull'arrivo del tornado. Come mai? Ma dunque, posso dire in strettissima sintesi, erano previsti fenomeni anche molto forti, grandinate, venti forti, e quindi alla luce di queste variazioni climatiche, di questo clima un po' impazzito, bisognerebbe stare attenti, però tutto arriva all'improvviso. Io ero in zona Mestre, quindi siamo a circa 7-8 km dal luogo del disastro, e vedevo che veniva su un temporale, ma sembrava un temporale di calore, quei temporali dovuti all'inversione termica, che alla sera poi si formano queste nuvole, sembra che sia così un temporale di che poi finisce con due gocce e basta, no? per capirci. Invece poi all'improvviso ha scatenato questo vero e proprio tornado, perché si può parlare di tornado, vista la dimensione, alto 10 km, la dimensione, il diametro così grande, e per di più anche... E si vede anche. E si vede benissimo, con una velocità veramente pazzesca di oltre 300 km orari, io non mi sento di chiamarla semplice tromba d'aria. Qui siamo di fronte a un tornado, e quindi è stato un po' tutto all'improvviso, è andata bene, solamente un morto, poteva fare diversi invece morti. Non ci sono precedenti se non uno nel 1930, vicino in località Giavera del Montello, siamo a nord della provincia di Treviso, che dicono che sia stato classificato addirittura come F5, cioè su una scala che come sapete va da 1 a 5. Questo qui della Riviera del Brenta invece è stato classificato come F4. Ecco, ci sarebbe questo precedente che stiamo ancora analizzando, per noi è motivo di approfondimento per capire un attimo, e lì sono contati 24 morti. Ecco, dunque bisogna stare attenti, perché guarda Ugo, se in quel momento lì nella statale 11 transitava ad esempio, non so, un autobus extraurbano, che a quell'ora lì solitamente è carico di gente, perché ci sono le persone pendolari, insomma coloro che vengono a casa dai posti di lavoro, ti lascio immaginare se l'avesse colpito, se l'avesse centrato come Villafini, perché la strada passa proprio davanti a Villafini, e l'avrebbe buttato giù nel fiume che è subito dalla parte opposta immediatamente. Quindi vi lascio immaginare che razza di tragedia sarebbe venuta fuori. Quindi tutto sommato è andato anche abbastanza bene, c'è da ringraziare il cielo che tutto sommato è andata abbastanza bene, ma una forza tremenda. Io non ho mai visto, non mi sono reso conto all'inizio, quando poi sono andati lì insieme a Fabrizio Zabeo, che abbiamo visto addirittura tralicci dell'alta tensione ribaltati per terra, piegati, cioè, oppure pioppi grossi con un diametro più di un metro di tronco, cioè proprio staccato da terra, buttato, cioè proprio sradicato completamente, cioè prendi paura e dici, ma allora qua c'è veramente da aver paura, soprattutto se ti trovi in viaggio con la macchina che all'improvviso si forma questa supercellula, così l'hanno definita, temporalesca,
ti scende giù, si forma un uragano di quel un tornado di quel tipo, c'è da aver paura, bisogna assolutamente invertire la rotta e cercare di allontanarsi, perché veramente se ti prende ti alza, ti fa volare via. Quello che è morto, la persona che è morto, che è morta, è stata alzata proprio con la sua, lui era dentro la sua autovettura, la quale è stata alzata e scaraventata di là, della strada, nel campo di là, con tutto poi quello che ne è andato dietro, gli alberi sono andati addosso, che l'hanno schiacciato, è morto sul colpo. Ecco questo giusto in sintesi. Ma previsioni c'erano di fenomeni comunque violenti, e quindi calcolando un po' il caldo che c'è stato nei giorni scorsi, che abbiamo toccato a temperatura anche di 36 gradi e un tasso di umidità molto elevato, insomma c'è da aspettarsi dei fenomeni violenti, magari non di questa intensità, ma comunque violenti. Quindi alla luce di quello che è successo la scorsa settimana, a questo punto io direi stiamo attenti, che quando ci sono questi forti caldi e poi il tempo cambia, se si vedono delle cellule temporaleschi molto minacciose, è meglio rimanere in casa. Cerchiamo di stare da adesso in poi con l'antenna alta, insomma, di essere attenti. Però ripeto, arriva all'improvviso, la gente viene a casa del lavoro e cioè com'è che fai? Rischi veramente di andare incontro a situazioni di questo tipo. Forse era troppo grande per essere prevedibile. Quando le previsioni dicono fenomeni, allerta meteo, possibili fenomeni violenti di vento forte, temporali di forte intensità, fulmini, grandinate notevoli, cioè bisogna aspettarsi di tutto, quindi cercare di non mettersi in viaggio se, non so, siamo ad esempio a fine settimana, che la gente va al mare, va in montagna, e cercare di dire questa fine settimana passiamo a casa, insomma, perché non si sa mai di fronte a questo, ripeto, cambiamento climatico c'è da aspettarsi di tutto. Poi la domanda più a monte è questa: come mai è cambiato il clima in questo modo qui? Allora, andiamo a vedere tutti i gas di scarico nelle città sature di gas, che tutta questa roba qua proprio va nel cielo. La Valpadana tutta inquinata, perché con tutti quei milioni di tir che passano tra A4 Serenissima e A13 abbiamo un inquinamento pazzesco che poi va verso l'alto, e quindi la sommatoria di tutte le città europee, mondiali, la Cina e poi altre forme di inquinamento ancora, alla fin fine voglio dire, non so, sarebbe anomalo se poi se il clima continuasse indisturbato. È ovvio che prima o poi qualcosa salta, cioè, lo capisce anche un ragazzo che va alle scuole medie, insomma, cioè, la natura deve essere rispettata, bisogna essere in sintonia con la natura, rispettarla in modo tale che le cose viaggino tutte nel loro giusto posto, altrimenti andremo incontro al caos, cioè, questo è. Allora, quando poi io sento dire, ma ci sarebbe la macchina ad acqua, ma c'era l'automobile motore idrogeno ricavato dall'acqua per l'elettrolisi dell'ingegnere Massimiliano Longo, tanto per fare un nome, che noi l'avevamo intervistato insieme anche a un esperto della Comunità Europea, eccetera, 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 motori elettrici, e poi questi vengono, o il motore d'aria compressa, e poi queste cose qui vengono fatte sparire nel nulla, allora ci sono dei responsabili. E quindi dovremmo guardare un po' chi è che ha l'intenzione di farci vivere in queste condizioni, sempre per il motivo del petrolio, perché conviene per motivi, diciamo, di denaro usare e adoperare il petrolio, anche se poi è inquinante, e quindi nascondendo quelle che sono le altre possibilità alternative basate sull'energia rinnovabile. Ecco, allora voglio dire, questa è la riflessione da fare a monte, per poi capire tutte queste cause di questo clima impazzito, e quindi fino al punto specifico del tornado che in quel momento si è verificato, o di altri tornadi ancora, e delle conseguenze è da ricercarsi a monte. Quindi noi abbiamo visto gli effetti, stiamo documentando gli effetti, ma il problema è a monte. Perché non ci si concentra su un'energia pulita piuttosto che andare avanti su una... Basta usare i treni per il trasporto, Massimo. Come? I treni? Basta usare più trasporto con i treni. Queste sono le politiche corrette. Adesso io stavo sul generale, sul piano generale. Volendo zoomare un attimo, in breve, mi dai 30 secondi, ecco, le politiche corrette sono quelle
che tutti capirebbero, insomma, anche i ragazzi che vanno a scuola alle medie, anche prima forse all'elementare, cioè di caricare le merci sui treni, piuttosto che eliminare le linee ferroviarie, perché vengono definite come rami secchi, vedi quelle per esempio anche a un binario, potrebbero invece essere utilizzate per il trasporto delle merci e liberare le strade da mezzi pesanti che portano solamente a inquinamento e a poca sicurezza per chi viaggia nelle strade, e quindi ecco che questa sarebbe una politica corretta. Oppure le autostrade del mare, ad esempio, si imbarcano i camion, i tir a Trieste, e li facciamo viaggiare lungo l'Adriatico fino giù in Bassa Italia, e liberiamo tutta la Valpadana, per esempio, e quindi ecco che tu quell'inquinamento lì, quell'aria che a volte vedi alla mattina presto che sembra che abbia un colore sul violaceo, no? Che sembra che ti cada in testa proprio. Una volta ho visto, mentre viaggiavo in direzione Bologna, Padova-Bologna, vedevo questo cielo viola che sembrava come che calasse sopra alla testa, sopra all'autostrada. Cioè, ecco che tutto questo verrebbe meno, insomma. Quindi avremo una pulizia dell'aria, avremo, quindi ne guadagneremo noi di salute e tutto quello che le va dietro, insomma, tutte le conseguenze positive che ci possono essere. Va bene, ti ringraziamo per questo chiarimento. Credo che convenga dare la parola al nostro ospite. Sì, altrimenti facciamo noi la trasmissione. Allora, un saluto, buona trasmissione, noi ci sentiamo alle 19:30. A dopo. Grazie. A dopo, Massimo. Bene, professor Carlo Cito, professore di informatica presso gli istituti tecnologici Vito Santelongo di Monopoli, in provincia di Bari, che accorpa al suo interno un istituto tecnologico ed uno economico. Lei insegna informatica presso l'istituto tecnologico. Esatto. Benissimo, quindi con lei stasera parliamo di uno dei tanti temi che sta riscaldando quest'estate. Purtroppo non ci pensano soltanto le elevate temperature, ma anche tutte le situazioni che si stanno verificando e che si stanno susseguendo in questo periodo. La scuola, la buona scuola, la riforma oramai approvata e la tanta agitazione che si è venuta a creare attorno a questo decreto. Ora, volendo capire qualcosa in più, lei che è un docente che comunque ha la possibilità ovviamente di confrontarsi con i problemi della scuola, ricordiamo quella dove le insegna, una scuola media, giusto? No, una scuola media superiore, una scuola media superiore, sì, sì. Un istituto tecnico, quello, il vecchio istituto tecnico industriale. E sì. L'economico è il vecchio ragionieri, diciamo così, ecco. Quello che una volta era il ragionieri, adesso si chiama, sì, istituto tecnico economico, mentre quello che era l'istituto tecnico industriale adesso si chiama istituto tecnico tecnologico. Hanno cambiato i nomi, però la sostanza è quella, è rimasta la medesima. Esatto. E non vorremmo che anche la riforma si ispirasse allo stesso criterio, cioè tutto cambia perché nulla cambi. Qual è, secondo lei, la ragione per la quale c'è stata tanta insurrezione da parte dei docenti, dei sindacati, anche da parte delle famiglie, degli alunni, dei ragazzi? Cos'è che non piace proprio di questa riforma? Beh, le riforme calate dall'alto sono sempre poco bene accette, e quindi non c'è stato un confronto con chi ci lavora dentro, o meglio, c'è stato questo confronto perché da gennaio è stato quasi obbligato la compilazione di un questionario sulla buona scuola, ma poi non se n'è tenuto assolutamente conto delle risposte date da chi ha diciamo fornito delle proprie esperienze, le proprie motivazioni. Quindi hanno scelto di creare questa scuola azienda che non si sa. È chiaro che le novità fanno un po' paura a tutti quanti, e quindi bisognerebbe vedere nel seguito come si comporteranno, come verrà attuata, perché lo sappiamo benissimo che le leggi ci sono, però non è detto che tutte vengono attuate come dovrebbero essere fatte, e quindi bisogna vedere nel futuro. Tra l'altro, la legge è stata firmata dal nostro presidente Mattarella, questa è una notizia che forse è andata un po' sotto silenzio, però nei giornali di oggi si trova. Il giorno 13, il 9 è stata approvata definitivamente dalla Camera, il giorno 13 il nostro Presidente ha firmato questa, quindi
quando verrà pubblicata tra qualche giorno sulla Gazzetta Ufficiale, un giorno dopo, perché c'è proprio scritto in questa legge, normalmente sono 15-20 giorni più o meno, invece c'è proprio scritto che il giorno dopo va in vigore. Questo anche perché per permettere l'assunzione diciamo di questi precari, come hanno sempre sbandierato, che poi non sono 100.000 ma sono 48.000, c'è scritto proprio nella legge. Se l'andiamo a vedere, alla fine della legge c'è questa tabella che indica per ogni regione quanti docenti saranno assunti. In totale sono 48.000. Adesso un attimo che do il numero esatto, proprio sono 48.812, quindi non sono 100.000. Tra l'altro, proprio in questa legge c'è scritto che vengono dati più soldi alla scuola. Questi più soldi alla scuola sono 123 milioni di euro. Se noi andiamo a fare i conti che 50.000, 48.000, 50.000, che poi ci sarà magari qualcun altro che viene aggiunto, gli stipendi di queste persone, mettiamo anche 1.000 euro, però ogni stipendio, come sanno tutti, non è che è il 1.000 euro che viene dato alla persona, ma ce ne vogliono altri 1.000 euro di tasse, quindi 2.000 euro. 2.000 euro per 50.000 fa 100 milioni, quindi i 100 milioni che sono stati messi nella scuola praticamente serviranno a pagare gli stipendi. Quindi non abbiamo risolto nulla, perché è vero che bisogna dare più finanze, questo e quest'altro, ma se poi dopo alla fine li togliamo per gli stipendi, ci ritroviamo, come diceva qualche anno fa qualche ministro, che su 100, 90, il 90% viene pagato di stipendi. Io ho sentito pochissima gente ribattere: vabbè, non investire 100, se tu sai già che 90 se ne vanno in stipendi, dai 1.000, e quindi a quel punto non è il 90% ma è il 9% che se ne va in stipendi, perché è in quello che tu ci metti che fa la differenza. Se tu ci metti giusto quello per coprire gli stipendi, non avanza più niente per fare altre cose. Diciamo che questo professor Cito parlava del numero delle assunzioni che non corrisponde a quello sbandierato, ma gli altri allora che fine fanno? Ah, non lo so, perché nella legge qui è chiaro, c'è una tabella alla fine. Io, tra l'altro, la legge non è stata ancora pubblicata, per cui ho dovuto anche faticare a trovarla, tra l'altro scritta in politichese. Se volete vi faccio proprio vi leggo due righe per capire come non si capisce niente. Allora, per esempio, dice vediamo un po': all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 201, nonché alla dotazione organica di personale amministrativo, tecnico, ausiliare, delle riserve strumentali e finanziarie disponibili. Con decreto ministeriale dell'istruzione e università, articolo 17,3 della legge 23 agosto 1988, numero 400. Allora, scritta così, praticamente non si capisce niente. Quindi bisogna andare a vedere questa legge, questo comma, che cosa dice, per poter capire effettivamente la portata della legge. E, per esempio, io mi sono fatto, ma siccome sono... adesso sono 124 pagine, perché viene fatto a confronto il testo modificato al Senato, perché poi il secondo passaggio alla Camera è stata data la fiducia e quindi non è stata fatta nessuna modifica. E quindi praticamente sembra, è chiaro che io non sono un economista e non sono neanche un conoscitore dei meccanismi interni della politica, ma sembra il gioco dei delle tre carte. Perché? Perché per esempio questo finanziamento ulteriore, perché ci sono soldi dappertutto, in ogni punto c'è un solo articolo con 212 punti, e praticamente in molti punti, oltre a regolamentare proprio di come sarà la nuova scuola, ci sono finanziamenti. Però andiamo a prenderne uno, per esempio: gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 53 e 54, pari a 3,9 milioni di euro per il 2015 e a 5 milioni annui a decorrere dell'anno 2016, si provvede per 2 milioni per l'anno 2015 e per 3 milioni a decorrere dal 2016 mediante corrispondente riduzione dell'attuazione di spesa di un articolo 5,1 lettera A della legge 24 dicembre 93 numero 537. Che vuol dire questo? Questo dice: vabbè, stanno dando 5 milioni di euro, è una buona cosa. Ma andando a leggere
la, diciamo, la legge 537, comma 1, articolo 5, eccetera, eccetera, si legge praticamente che questi soldi prima erano dati all'università, no? Con una legge, e quindi sono stati tolti all'università e sono stati messi qua dentro. Quindi alla fine c'è il gioco delle tre carte, i soldi si levano da una parte e si mettono all'altra, non è che vengono forniti. Oppure c'è un altro punto che sono andato, mi sono divertito stamattina a trovare, diciamo, le corrispondenze di legge, che vengono prelevati da tutta una serie di soldi che saranno spesi fino al 2025, tra l'altro, quindi un impegno finanziario molto lungo nel tempo. Tutti questi vengono presi da un fondo che non so veramente neanche se è ancora esistente, un fondo creato nel 2005 dal condono edilizio. Praticamente tutte le multe fatte per il condono edilizio sono finite in un fondo nel 2005, una legge ha stabilito questa cosa qua, e praticamente molti soldi che sono stati presi e che verranno dati fino al 2025 verranno presi da questo fondo. Ora, questo fondo, che non so neanche di che consistenza abbia o altro, perché bisogna vedere, era un fondo di previsione. Non so se vi ricordate, qualche anno fa Tremonti faceva della finanza creativa, cioè lui diceva: io incasserò 100 miliardi, quindi ho a disposizione 100 miliardi, ma non è così, perché chiunque abbia fatto un minimo di cassa, un minimo di amministrazione, sa che io ho 100 lire, 100 euro quando li ho incassati. Se io incasso 100 euro, dispongo di 100 euro, fino a quando io non li incasso, non dispongo di niente. Quindi tutti questi fondi sono tutti numeri, bisogna capire esattamente quanto è stato attinto da questo fondo del 2005 e diciamo questo di, ora non voglio scocciare con la parte finanziaria, magari vediamo anche degli altri, però questo è significativo di quanto sembra essere. Ecco perché magari la gente che non è andata nei dettagli come sono andato io oggi stamattina e che magari ci andrà dopo, qualcuno si deve prendere la briga, io probabilmente lo farò e me lo metto come mio obiettivo, di andare a recuperare tutti gli articoli di legge citati e di riportarli nel testo in maniera tale da capire esattamente che cosa vogliono. Quindi farò uno sforzo e lo farò volentieri questa cosa. Quindi diciamo un attimo che cosa comporterà anche questa nuova, perché abbiamo detto prima la gente perché si è ribellata. Si è ribellata perché appunto le imposizioni dall'alto non piacciono a nessuno e questo diciamo questa legge comporterà una presa di potere da parte dei dirigenti scolastici che diverranno, diciamo, i padri padroni della scuola, e questo magari a molti insegnanti non va bene. Oddio, non va bene a moltissimi, non a molti, ma praticamente quasi a tutti, anche perché il diciamo lo sciopero che c'è stato proprio prima degli esami, prima degli scrutini, ha coinvolto l'80% del personale, quindi è una qualche cosa che doveva dare un segnale che tutti quanti non erano, al di là dei sindacati, al di là dell'appartenenza o meno del sindacato, anzi io voglio chiarire che non appartengo a nessun sindacato, non sono iscritto a nessun sindacato. E quindi che cosa comporterà? Comporterà che praticamente i presidi avranno l'onere e diciamo a volte coadiuvati anche da alcuni docenti e addirittura come valutazione nelle scuole superiori, per esempio da un genitore o da un alunno. Ora vediamo, figuriamo se un alunno possa diciamo come si dice giudicare il proprio insegnante, ecco, quindi mi sembra una cosa, oppure un genitore, cioè chi non vive all'interno di una situazione non può dare un giudizio, oppure ne darà un giudizio di parte, perché ma anche io quando non ero nella scuola, io sono da 11 anni nella scuola, prima ho lavorato nel privato e quindi conosco tutte e due le situazioni, lavorare nel privato, lavorare nella scuola, e diciamo ci sono anche molte privilegi, se vogliamo, anche che ho finti privilegi a volte per il fatto, cioè il dire comune dei 3 mesi di ferie all'anno. È vero, ci sta per qualche materia di insegnamento ci sta effettivamente un certo lavoro rilassato rispetto al privato, perché
anche come orari. Io quando stavo nel privato, minimo 12 ore al giorno le lavoravo, minimo, stiamo parlando di minimo, erano più di 12, però venivo pagato sempre per 8, attenzione. Ecco, qui si viene pagati sempre lo stesso, quindi non ci sono aumenti, e però il carico di lavoro non è così massacrante, anche se l'inizio della scuola e la fine della scuola comporta a volte anche delle tirate anche verso la sera, quindi si arrivano anche alle 12 ore se si vuole chiudere l'anno scolastico o aprire l'anno scolastico. Comunque ritorniamo, adesso sto divagando, se... Professore, scusi un attimo, sì. Giusto perché sennò poi non seguiamo un filo logico. Sì. Ecco, la domanda che la gente si pone è, al di là del ruolo che i presidi, i direttori devono comunque assumere, finalmente qualcuno dice i dirigenti faranno i dirigenti e gli insegnanti faranno gli insegnanti. Lei che ne pensa? Questo è un po' da vedere, perché comunque gli insegnanti continuano sempre a fare gli insegnanti e anzi fanno anche di più a volte. Io personalmente mi occupo anche di problemi di segreteria, di problemi dove c'è da dare una mano, si dà una mano. Il preside, ecco, adesso viene chiamato dirigente scolastico, di fatto adesso non lo è. Con la nuova legge potrebbe essere effettivamente un dirigente di azienda, però la scuola non è un'azienda, non può produrre degli utili e quindi non vedo come possa il dirigente stare dietro a tutto quello che deve stare dietro, cioè gli vengono dati degli incarichi enormi, quindi per esempio una previsione di un piano triennale. Un piano triennale quindi deve prevedere nei prossimi 3 anni quanti insegnanti gli possono servire, e questo non lo si sa mai fino a quando, è vero che di anno in anno si può modificare, non lo si sa mai fino a quando non ci sono le iscrizioni. Ma dal punto di vista, scusi professore, sì. Dal punto di vista qualitativo, ecco, facciamo una considerazione, se un insegnante non rende quanto dovrebbe, ci saranno dei parametri per valutare il rendimento di ogni docente? Avrà il preside il potere di rimuoverlo, e viceversa, questo... se il preside non fa il suo dovere, avrà qualcuno la possibilità di rimuovere lo stesso preside? Cioè la scuola potrà essere gestita meglio? Allora, per quanto riguarda questi aspetti, nella legge non se ne, cioè, si parla dei presidi che hanno una responsabilità a portare a termine il loro piano, quindi c'è un piano triennale, prevedono certe cose, se vengono portati a termine vengono premiati, e così anche i docenti, però non si parla nel caso in cui non raggiungono questi obiettivi che cosa succede, quindi non verrà rimosso a meno che non sei uno di quelli che finisce nell'albo che questa volta si chiama regionale, perché anche se all'inizio avrà delle caratteristiche provinciali, però viene chiamato albo regionale. Che cos'è questo albo regionale? Questo parlo sempre per i docenti, perché per i presidi non c'è scritto nulla cosa succede nel caso in cui non raggiungono gli obiettivi, non avranno l'aumento di stipendio, anche se per esempio per i presidi c'è un aumento, un bonus che verrà dato nei prossimi anni, e anche un consistente aumento di stipendio. Per ma quanto il loro lavoro viene, scusi professore, sì. Ma il loro lavoro, quello dei presidi, dovrebbe essere controllato dagli ispettori ministeriali? Sì, dovrebbe, infatti c'è anche una postilla ma al momento non credo che si abbiano, anche perché questa legge è stata fatta di fretta, se noi vediamo è stata cominciata a marzo e finita il 9 luglio con 3 passaggi, Camera, Senato, Camera. Se noi andiamo a leggere la legge, ci sono tantissimi punti dove devono essere nei prossimi 30, 60 90, 120, 180 giorni, quindi da 1 mese a 6 mesi si dà notizia che verranno forniti dei decreti attuativi. Che sono i decreti attuativi? Praticamente, siccome questo è un disegno di legge, cioè il Parlamento finalmente dopo tanti anni è riuscito a fare una legge, perché il decreto legge viene adesso magari io non insegno diritto, però anche per capire che cos'è un disegno di legge e un decreto legge. Allora,
Il disegno di legge viene discusso nel Parlamento, viene presentato da un relatore alla commissione, diciamo, a cui appartiene, e poi dopo viene discusso in Parlamento e approvato. Invece il disegno di legge è un qualcosa che parte dall'alto, parte dal governo. Il governo dice che per ragioni di urgenza non abbiamo possibilità di discutere in Parlamento questa cosa qua, me la dovete approvare, punto e basta. Questo è il decreto di legge. Allora che succede? Che questo è un disegno di legge, quindi discusso in Parlamento, però siccome è fatto in fretta e furia, perché comunque aveva bisogno probabilmente di più tempo, perché se già uno dice che ho bisogno di 180 giorni per emettere un decreto attuativo, il decreto attuativo è una regolamentazione ulteriore, una ulteriore specificazione di come comportarsi in certi ambiti. Quindi molti punti della legge, ora non li ho contati ma sono tantissimi, questa è un'altra briga che mi prenderò di controllare in quanti punti viene rimandato a un decreto attuativo. Questo vuol dire dare una carta in bianco, firmare una carta in bianco al governo che poi deciderà tutta un'altra serie di punti all'interno di questa legge. Non so se ho spiegato bene la parte di... Sì, l'aspetto... professore, scusi, l'aspetto sì. Che riguarda secondo me anche i nostri ascoltatori è... quale potere decisionale potrà avere il dirigente scolastico e quali invece quelli che saranno i diritti, i doveri degli insegnanti? Cioè, cosa è cambiato in questo rapporto dirigenti e alunni? Cioè, la qualità della... sicuramente non se ne parla, ma la qualità dell'insegnamento sicuramente dovrebbe migliorare, perché se no si fa una riforma, non credo, solo per dar posti di lavoro o per dare delle priorità ai presidi. Credo che ci sia, magari non scritto, implicito un miglioramento della qualità dell'insegnamento. Ma fra gli insegnanti, i docenti e i dirigenti scolastici, che rapporti si instaurano? Diciamo che per la maggior parte dei docenti è sicuramente una collaborazione con il dirigente, e il dirigente a sua volta cerca di, è un po' come il papà di una famiglia, quindi cerca di portare su di sé tutti i vari problemi che si riscontrano nella scuola. Questo è quello che io ho vissuto fino adesso. Adesso vedremo come dirigente di azienda come il preside cambierà, o se cambierà. Questi, quindi è tutto da vedere. Però professore, al momento... scusi, una domanda birichina: se io conosco il dirigente scolastico e l'altro collega non lo conosce, c'è la possibilità che io possa sottrarre un posto di lavoro perché magari conosco il dirigente, o comunque devono essere valutate le prestazioni che ogni docente riesce a dare? Ci sono dei parametri di valutazione? Allora, questo succede con la nuova legge, in pratica avviene proprio questo, purtroppo, come dice lei, è questo che succede per quelli che vengono assunti adesso, oppure per quelli che perdono cattedra. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in questo, chiamiamolo calderone, facciamo così, anche se viene chiamato albo regionale, dalla legge viene chiamato albo regionale, ma chiamiamolo calderone. Chi finisce in questo calderone? Finiscono tutti quelli che vengono assunti dal 1 settembre 2016 e quelli lì che chiedono il trasferimento da una scuola all'altra, oppure quelli nuovi assunti, in pratica, quelli che verranno... nel momento in cui entrerà in vigore questa legge, quindi fra qualche giorno probabilmente, quando verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, terminano tutte le graduatorie dei concorsi precedentemente svolti. Per esempio, io ho fatto il concorso a ruolo e sono vincitore di concorso nel 1990. Il mio concorso, che ha una graduatoria di 50 persone, io ero il decimo in graduatoria, sono stato assunto dopo 14 anni, cioè nel 2004 io sono stato assunto a scuola, pur avendo vinto il concorso nel 90. Quindi la graduatoria è rimasta in vita fino ad oggi, che siamo nel 2015, quando entrerà in vigore questa graduatoria, che è arrivata, non so, al 20° posto per esempio, sparisce. Quindi tutti quelli che hanno fatto il concorso nel 90 è come se non avessero fatto. Quelli nuovi, quindi di questa nuova graduatoria, i presidi potranno scegliere il proprio organico, quindi chi non chiede il trasferimento rimane nella propria scuola,
Quindi io, non chiedendo il trasferimento, resto per il momento, fino a quando io non perdo cattedra, quando perdo cattedra, quando il numero di ore per coprire l'organico, quindi per, se io ho quattro classi e ci sono le iscrizioni per fare quattro classi, va bene, io resto nella scuola. Quando invece le iscrizioni sono di meno e quindi anziché avere quattro classi ce ne sono due, per esempio, quindi io non riesco a coprire completamente il mio orario, e là si basa sulle 9 ore, quindi se vado a 9 ore praticamente perdo la titolarità della cattedra in quella scuola. Adesso questa titolarità non esisterà più, quindi quelli che non vogliono il trasferimento per il momento rimarranno là fino a quando non decadono come posto, diciamo, come diminuzione di ore. Invece tutti gli altri vanno a finire in questo calderone. Da questo calderone il preside potrà scegliere l'organico. Allora dovrà motivare, è chiaro che è abbastanza semplice e l'italiano si presta moltissimo a tante forme verbali, per cui è possibile individuare una persona anziché un'altra, e non è detto che sia sempre in base alle sue proprie vere capacità. E quindi, come diceva lei, se lei conosce un preside potrebbe avere un vantaggio a parità di diciamo di non graduatore, perché non esistono più, di questo calderone, chiamiamolo calderone, e diciamo il preside potrà scegliere una persona anziché un'altra. L'unica cosa che non gli è permesso è scegliere un parente nell'arco del secondo grado, fino al secondo grado. Quindi se è del terzo grado lo può mettere, al secondo grado no, quindi non può essere né un coniuge né un parente fino al secondo grado. Ecco, per il però, resto la discrezionalità, sì? Scusi, perché diventa interessante questo colloquio, sì. Perché se lei diceva perdo il numero, perdo il diritto a insegnare se il numero delle scuole, delle scolaresche diminuisce, sì, perché sì. Ci sia un aumento delle iscrizioni, è ovvio che ogni preside deve cercare di migliorare le qualità di prestazione dei propri docenti, e quindi certo. I genitori dovranno essere in grado di comprendere che magari presso quell'istituto X c'è una qualità di insegnamento migliore rispetto all'altro, e quindi diciamo questo potrebbe essere anche uno dei fattori di controllo dell'attività gestionale del dirigente scolastico. Ma come dicevo prima, questi controlli non sono ben definiti. Parlo di iscrizioni. È chiaro, sì, è chiaro che il numero di iscrizioni alla fine diciamo più che il dirigente scolastico viene visto, almeno dalla mia esperienza, viene più valutato il nome dell'istituto più che il dirigente scolastico. Sì, è vero, il dirigente scolastico incide, ma non credo che incida molto, perché ci sono proprio delle mentalità, delle correnti di pensiero per cui quella scuola è meglio di quell'altra. Poi vai a vedere, e io conosco i colleghi che ci conosciamo un po' tutti quanti, alla fine siamo più o meno lì, siamo sullo stesso livello, quindi non è vero che una scuola è meglio di un'altra. Ci potrà essere lì che c'è l'insegnante di matematica più bravo, lì c'è l'insegnante di italiano più bravo, lì ce n'è uno meno bravo, ma alla fine, bene o male, è quello, il livello è abbastanza, diciamo, uniforme. Quindi diciamo questa premialità da parte dei più che altro, ecco, ha detto bene, delle famiglie, perché è vero che noi facciamo dell'orientamento rivolto ai ragazzi, ma molto spesso i ragazzi non hanno voce in capitolo. Io quando faccio orientamento dico sempre anche ai genitori: lasciate fare ai vostri figli quello che vogliono fare. Se vuole fare l'artista, mandatelo all'istituto d'arte, perché è meglio avere un artista soddisfatto che non magari un programmatore che c'ha il broncio o che non studia con la voglia di fare, perché tutte le cose bisogna metterci passione. Se uno ci mette passione in quello che fa, non ha bisogno di tante altre motivazioni, perché anche se ha un insegnante di matematica che non è al massimo, si prende il libro se lo studia, se gli piace la matematica. Quindi diciamo può anche anche le ore che noi abbiamo a disposizione sono anche poche. Tra l'altro, con questa nuova legge le scuole saranno aperte anche di pomeriggio e durante le vacanze, per la gioia di tutti quelli che dicono: ah, ma così 3 mesi di vacanze non ve li fate più. Ecco, ma però io, professore, sì. Scusi sempre le interruzioni, perché sì, no. Ecco, diciamo che per ovviare al brutto fenomeno
tutto o quasi tutto italiano della raccomandazione, non pensa che una valutazione statistica di quali sono magari i migliori ingegneri o i migliori professionisti che vengono fuori magari da una scuola media superiore e poi iscritti all'università, cioè voglio dire una valutazione statistica che è quella più obiettiva, dovrebbe essere naturalmente fatta secondo dati statistici obiettivi, perché anche le statistiche possono essere naturalmente manipolate. Sì, bene, se si fa una valutazione statistica e si vede, diciamo, quale istituto riesce a dare maggiore contributo di merito, di efficienza degli studenti, e poi magari una meta-analisi ci consentirà dopo di dire che l'istituto X fornisce maggiori professionisti molto più preparati rispetto ad altri, non potrà essere questo motivo di indirizzo per le famiglie verso l'iscrizione dei propri figli verso questo istituto, e quindi condizionare non solo il preside ma il corpo docente a dare il massimo di quello che riescono a dare. Questo, questo è vero, ed è anche prevista un'anagrafe, quindi un'invasione nella privacy dei dati degli studenti, dei docenti, tutto quanto, che però anche questo sarà fatto perché è solo accennato nella legge. È vero questo, però bisogna vedere anche dove si è. Se noi siamo a Scampia, non voglio assolutamente, non ce l'ho con nessuno di Scampia, non è che possiamo pretendere che di là escono tutti degli Einstein. Quindi è chiaro che le scuole che sono... però ci sarà una diminuzione del numero dei ragazzi che si dedicano alla malavita. Quello sarà un rapporto statistico importante. Non quelli che diventano ingegneri, ma quelli che non diventano banditi. Quello sarà un'altra valutazione per Scampia. Sì, sì, ma io dicevo, dipende anche dalle zone dove ci troviamo. Se ci sono delle zone che sono dove c'è la materia prima... Cioè, se mi arrivano dei ragazzi che sono appena sufficienti, che hanno fatto un percorso di studi povero, e io voglio, con tutti gli sforzi che posso fare, non è che posso farli diventare dei geni. Cioè, dipende anche da chi si iscrive, perché per esempio io vedo in questi 11 anni che ho di esperienza nella scuola, ci sono ogni classe, almeno per quanto mi... ma io, anche sentendo gli altri colleghi, io ho amici un po' in tutta Italia che insegnano e mi dicono da tutte le parti, da Milano a in Sicilia, mi dicono tutti la stessa cosa, che praticamente per ogni classe, poi è chiaro cambia, può cambiare anche da istituto a istituto, ci può essere qualche, diciamo, istituto un po' dove arrivano persone più preparate, ma alla fine 3 o 4 sono quelli in gamba, gli altri sono molto medio-bassi, diciamo il livello è medio-basso. Probabilmente bisognerebbe fare di più su questo livello medio-basso, e non so se questa opportunità, se questa legge, leggendola proprio stamattina, rivedendola meglio, col fatto che l'organico è bloccato per 3 anni, praticamente il preside, quando sceglie qualcuno dal calderone, lo prende nella scuola per 3 anni, dopodiché naturalmente deve avere il posto per farlo lavorare, se non ce l'ha lo utilizza anche nelle supplenze, quindi non ci saranno, e questo è un po', diciamo, l'errore che hanno fatto i burocrati, perché sembra una legge fatta da burocrati e non da persone che vivono nel mondo della scuola. Perché se mi manca l'insegnante di matematica perché poverino si è avuto un incidente e sta a casa per un mese, non lo posso sostituire con un insegnante di italiano che ho in più. Cioè, è vero che vengono dati degli insegnanti in più, ma io adesso che faccio? Se è più di 2 settimane, viene preso dalla graduatoria che è presente nei vari istituti, di chi si è proposto nelle varie materie, e scelgo un altro insegnante di matematica, o così di fisica, o così. Non posso improvvisare, cioè non è che posso far spiegare la matematica a uno di italiano, non funziona così. Quindi bisogna, al di là delle, come si dice, delle buone intenzioni, perché le buone intenzioni magari, ecco, la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni, quindi magari qualche buona intenzione ce l'avrà avuta pure questa legge, quella di fornire qualche persona in più come organico. Ecco, probabilmente questo va utilizzato per rendere più severe le valutazioni, perché molto spesso ci si scontra a fine anno, proprio con gli altri colleghi, per la promozione di persone che non hanno fatto nulla, e quindi queste persone che non hanno fatto nulla devono fermarsi. Adesso a volte non le puoi fermare perché sennò poi la classe dell'anno successivo non la formi. È un giro vizioso questo, sembra una cosa assurda, ma a volte alcuni colleghi ragionano così.
Ecco, professore, nelle valutazioni future, siamo agli ultimi minuti di questa interessantissima, credo, trasmissione. Nelle proiezioni future, secondo lei, quali sono le attività, le professionalità, le professioni, scusi, gli obiettivi, gli studi, le proiezioni, cosa prevedono? Ci sarà un aumento della scelta verso strutture o ambienti scolastici di orientamento scientifico o umanistico oppure altro? Lei cosa pensa? Questo potrà anche influenzare una riduzione del numero degli organici all'interno delle scuole. Fra 20-30 anni cosa avrà bisogno il nostro paese? Di più professionisti, ingegneri, laureati o di gente che ha magari prevalentemente caratteristiche umanistiche? Cosa prevede il futuro del nostro paese, secondo lei? Beh, questo è facile rispondere, anche perché basta vedere un po' le statistiche appunto su questi argomenti e mancano tutti quelli in ambito scientifico. Quindi un laureato in matematica, un ingegnere, un laureato in informatica ha sicuramente più possibilità di lavoro di altri. Tra l'altro l'informatizzazione della nostra società è ancora agli inizi. Noi abbiamo tantissimo da fare, non è ancora arrivato diciamo al top, abbiamo da informatizzare ancora il mondo. È chiaro che questo toglierà lavoro, perché per ogni robot che viene messo in produzione si toglie lavoro alle persone, e questo però dipende anche da come è strutturato come si dice, quello che era una volta, non lo so, l'ideologia chiamiamola marxista, che diceva che il lavoro doveva essere tolto agli uomini perché gli uomini potessero dedicarsi alle arti. Invece che cosa è successo? Che il lavoro è stato tolto agli uomini, gli uomini muoiono di fame. Quindi questo è una cosa purtroppo che succede, quindi il plus valore è andato a finire nelle tasche dei padroni, diciamo così, chiamiamoli padroni tra virgolette, anziché incrementare proprio le arti, quindi il tempo libero delle persone. Quindi è stato, ma sicuramente nell'ambito scientifico ci sarà, io da quello che vedo, tutti quelli i migliori che si diplomano, che poi dopo mi vengono a trovare, hanno innanzitutto trovato subito lavoro. Alcuni hanno proseguito con informatica e ingegneria e hanno ottenuto anche dei buoni risultati all'università. Quindi chi studia, chi ha la passione, alla fine diciamo riesce sia nel mondo del lavoro che nel mondo professionale. È chiaro che se uno non ha voglia di fare nulla, va a finire che fa il barista, va a finire, cioè un lavoretto magari lo trova, ma sempre di secondo livello, diciamo così, sottopagato, o va a lavorare a nero. Anche questo è capitato, dici, purtroppo, anche pur di avere un lavoro a 500 euro 12 ore al giorno fanno quello. Perché? Perché non si sono voluti impegnare. Alcuni non hanno potuto fare, un ragazzo qualche anno fa, io lo rimproveravo sempre perché giocherellava col cellulare, alla fine mi è venuto a dire: sì, sono entrato nei carabinieri, però non ho potuto fare il concorso da tenente perché anziché ci voleva la media del 71 come diploma e lui aveva il 70, cioè per un punto lui non è riuscito, e ho detto: sei un disgraziato, perché se tu ti fossi impegnato un po', avresti avuto qualche voto in più, avresti avuto la possibilità di diventare un ufficiale anziché stare per strada con, diciamo, a me piace, vabbè, il fatto che piaccia un lavoro è un conto, il fatto che sia pericoloso e che sia diciamo più di responsabilità, quindi fare un ufficiale, un lavoro da ufficiale, è tutta un'altra storia. E infatti questa è una considerazione che credo sia l'ultima che ci è consentita dalla regia. Il mondo dell'economia credo che prevalga su quello dell'ideologia. Lei prima accennava alla valutazione fatta dal punto di vista politico, e quindi nelle speranze, ma anche nei propositi, bisognerà pensare anche a questo, cioè non tanto a quello che serve a me, ma a quello che serve al mondo, e quindi quello che serve fuori di qui, un'individuazione di lavoro dovrà anche essere offerta dalle scuole, dagli istituti medici, scolastici superiori. Come ci si regolerà?
Diciamo che da qualche anno c'è già questo, adesso nella legge viene approfondita la possibilità di avere un lavoro mentre si studia, quindi le aziende vengono pagate, ecco, questa è la cosa brutta, diciamo, se vogliamo, perché poi alla fine questi ragazzi sì fanno questa alternanza scuola-lavoro, ma di fatto molte aziende, alla fine alcuni ragazzi hanno detto che li hanno messi a fare le fotocopie, quindi che mi serve fare questa alternanza scuola-lavoro quando poi ho bisogno, ma d'altra parte una ditta che fa, affida un ragazzino di 16 anni, di 15 anni un proprio lavoro, li mette a fare dei lavoretti, diciamo, non gli dà sicuramente un progetto da sviluppare. Questa dell'alternanza scuola-lavoro, purtroppo il lavoro non ce n'è. Ecco, se ci fosse un grande numero di possibilità di lavoro, sarebbe interessante mettere questi ragazzi, così da far provare anche cosa vuol dire lavorare, perché a volte loro non si impegnano, non sanno, e molti quando vengono dopo che si sono diplomati dicono: ah, ma adesso so cosa vuol dire andare al lavoro, perché loro alla fine alle 8 stanno ancora dormendo, alle 10, ma adesso sono le 10, cioè questo è quello che mi dicono. Comunque speriamo, il mio è una chiusura di speranza, speriamo che questo possa migliorare, ma sicuramente deve migliorare l'economia, deve migliorare la società, perché altrimenti noi possiamo fare tutti gli sforzi che vogliamo, ma se, come diceva Massimo prima, se noi diamo ancora importanza al petrolio e al sole o all'eolico, forse poco, ma noi qui al sud ne abbiamo tanto di sole, ma perché non sfruttarlo? No, invece i pannelli solari li vanno a installare a Torino. Io ho un amico che praticamente qui non riusciva a fare nulla, è andato a Torino e stanno installando tantissimi pannelli solari, dove lì il sole non lo vedono proprio. Io sono stato, ho girato tutta l'Italia quando lavoravo in azienda, e al nord il sole non esiste, qui da noi ci sono 300 giorni di sole all'anno. Quindi non capisco perché, anzi lo capisco, perché devono dare spazio ad altre forme di energia. Bene, io credo, se la regia è d'accordo, credo che possiamo ringraziare il professor Carlo Cito per la sua preziosa esaustiva partecipazione, e prima di salutarlo chiedo al direttore Massimo Bonella se ci sono delle novità di cui ci può dare informazioni. Sì, dunque abbiamo un'ultima ora, ecco, nuovamente in linea da Venezia, 19:34, Roma, rapina in via dei Gracchi nel quartiere Prati a Roma. L'allarme è stato lanciato da un altro negoziante che è entrato nel negozio e ha trovato il gioielliere di 70 anni riverso a terra, praticamente privo di vita. Per i carabinieri che indagano sul fatto, il decesso è avvenuto durante una rapina finita male. Il negozio era soqquadro e le vetrine svuotate. Sul corpo dell'uomo sono state trovate ferite inferte, forse da corpo contundente. Sarà comunque l'autopsia a fare chiarezza. In queste ore sono in corso i rilievi e le verifiche sulle telecamere. Poi c'è un'altra notizia, rapidamente ve la do, sempre se riusciamo qui a inquadrarla nel monitor. Dunque, Grecia, il Fondo Monetario Internazionale, FMI, potrebbe non aderire al nuovo piano di salvataggio della Grecia, e quanto emerge da un meno di 3 pagine ottenuto dal Financial Times inviato dall'FMI alle autorità dell'Unione Europea. Nella nota si parla di un debito greco alle stelle e che sale troppo velocemente, e di obiettivi sul fronte dell'avanzo primario che Atene non potrà mai raggiungere. La BCE prenderà domani una decisione sull'eventuale innalzamento dell'ELA, la liquidità di emergenza alle banche elleniche, attualmente ferma a 89 miliardi di euro. Lo scrive Bloomberg. Ed è tutto da Venezia. A voi, Bari. Grazie Bonella, grazie direttore. Naturalmente non vorremmo avere queste notizie, soprattutto la prima riportata dalla sua postazione. Salutiamo il professor Carlo Cito, ringraziandolo della sua cortesia e della sua disponibilità. Facciamo naturalmente tanti auguri a lui e a tutta la
il mondo scolastico. E ridiamo la parola naturalmente alla regia, a Rosario, per concludere, per dirci, mi pare che siamo già fuori tempo, Rosario, no? Sì, sì, siamo fuori tempo massimo. Allora, 19.36 qui in regia, per prepararci allora, anche per la trasmissione delle 22, ricordiamo bene, ai nostri ascoltatori. Ci diamo appuntamento naturalmente ai nostri ascoltatori alle ore 22 per il prossimo appuntamento per la trasmissione antimafia, e salutiamo naturalmente gli ascoltatori, ringraziamo nuovamente il nostro ospite e ci risentiamo naturalmente alle 22 con il nostro nuovo appuntamento. Grazie a Rosario Moreno, grazie a Massimo Bonella e ringraziamo nuovamente il professor Carlo Cito. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Arrivederci. A più tardi. Arrivederci.